Se i risultati sul campo non rispecchiano le aspettative, Montecatini invece è molto attiva fuori dal campo. È stata inaugurata infatti la nuova linea di merchandising ufficiale della società rossoblù, felpe, giacchetti, tute, che saranno in vendita in un negozio di abbigliamento di Montecatini, Seattle, in via Toti, in piano centro. Questo fa parte di una linea di sviluppo a grande raggio della società, che crede molto nelle attività extra basket e che da quest'anno sta agendo veramente con ottimi risultati. Questa linea di abbigliamento è nata dal gruppo marketing della società, da un'idea di Stefano Romani, che è il grafico del marketing, e che abbiamo ideato appunto questa linea dal brand Rossoblù. Un brand assolutamente autonomo rispetto alla classica divisa della squadra, ma che appunto sottolinea l'attaccamento di una città alla società di basket e alla squadra di basket. Siamo partiti con dell'abbigliamento sportivo e quindi abbiamo fatto due tipi di felpe con zip o senza zip, logo grosso, logo piccolo, più il pantalone e la felpa. Presto verranno anche arricchite delle t-shirt e dei pantaloncini. Questa è un'altra iniziativa che testimonia il fatto che la società si sta muovendo su diversi canali, su diversi fronti, sta crescendo, sta cercando di fare un passettino alla volta, ma sempre in avanti. Purtroppo dal nostro punto di vista siamo quelli che pecchiamo, insomma, che siamo in difetto, perché purtroppo non arrivano i risultati sportivi, e quelli poi alla fine sono quelli che aiutano un po' tutti quanti, per cui non ci resta che accodarci a queste iniziative, a questa voglia di crescere, e speriamo che arrivino i primi risultati positivi alla svelta, perché siamo già abbastanza in ritardo. Perché sposiamo appieno la filosofia della società, quella di coinvolgere il più possibile i montecatinesi, la città di Montecatini e soprattutto le imprese, i piccoli negozi o grandi negozi della nostra squadra di basket della città. E noi, appena ce l'hanno proposta, l'abbiamo accettato con grande entusiasmo e cerchiamo di dare nel nostro massimo impegno per dare il nostro piccolo contributo anche noi alla società e alla squadra, che lo merita.